il bello di essere qua di fronte a quella che è la stampante 3D più grande al mondo, si capisce quella che è la visione di cosa possono fare questi strumenti. A questo video serve una premessa. Qualche settimana fa sono stato contattato su Instagram da Mattia, un ragazzo che mi dice di lavorare per un'azienda italiana che fa stampanti 3D. Mi mette in contatto con Tiziana, la responsabile della comunicazione dell'azienda, con la quale organizzo una visita presso l'azienda. Al che, sapendo quanto piacciono le stampanti 3D al mio amico Yakidale, lo carico in macchina e partiamo alla volta di Massa Lombarda, un paesino che nonostante il nome è in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna. Pensavo che avrei girato un video dove tecnicamente vi avrei spiegato il funzionamento delle stampanti 3D, ma già dalle prime parole di Massimo, il fondatore, ho capito che la missione di questo gruppo di visionari andava ben oltre la produzione di oggetti. Sarà che l'aria è la stessa dove sono nate la Ferrari, la Lamborghini, la Bugatti. Ma parlando con Massimo Moretti ho avuto l'impressione di essere di fronte a una persona che tra 30 anni sarà considerato l'Enzo Ferrari delle stampanti 3D. Sono andato a Massa Lombarda per vedere all'opera delle macchine tecnologiche, mi sono trovato a parlare di filosofia etica ed economia circolare. Sento davvero di essere stato un privilegiato a poter passare del tempo con Massimo e i suoi collaboratori, e con questo video spero di riuscirvi a trasmettere un po' di quell'energia che ho avvertito in questo piccolo angolo d'Italia. Venite con me, oggi vi porto a conoscere degli smanettoni di campagna, ma che vendono stampanti 3D in tutto il mondo. Il progetto nasce dalla convinzione che sulla Terra, in particolare, ci siano tutte le risorse per vivere in pace e serenità. Ogni uomo potrebbe in ogni luogo della Terra vivere tranquillamente. Non è utopia. Fermi, non scappate. So che sembra strano, ma questo concetto c'entra tantissimo con le stampanti 3D. Andiamo avanti. Questa idea è bella perché la trovi nel mito di Shamballa, che si chiama luogo di pace e serenità. Stiamo parlando di racconti che affondano le radici 2000 anni fa circa. Li trovi nelle culture tibetane, le trovi nelle culture mongole. Dicevano che era una città abitata da uomini saggi che mettevano tutto il sapere al servizio della comunità, per cui tutti stavano bene, non c'erano veri problemi, perché realmente le risorse ci sono. Quindi noi abbiamo agganciato quel mito e diciamo: noi vogliamo costruire Shamballa. Come? Con la fabbricazione digitale, perché sono macchine che costruiscono e possono ripetere, possono informare la materia, possono trasferire il sapere nella materia. È un salto epocale. Ad esempio, questo è un rifiuto, questa è una paleolica. Questo qui è un progetto di uno dei nostri collaboratori interni che si chiama Angelo Mirabelli, che lui ha fatto il design 100% riciclato dai bidoni, che sono un problema perché sono indistruttibili. Dobbiamo proprio renderci conto che certe plastiche sono dei materiali incredibilmente preziosi. Cioè, questo è un materiale che dura secoli, che non ha bisogno di vernici, è indistruttibile al sole, gli ultravioletti, eccetera, e noi lo usiamo per fare degli imballaggi che devono durare un giorno. È una pazzia l'utilizzo. Il materiale in sé è incredibile, quindi noi dovremmo cambiare semplicemente il concetto dell'adesione dei materiali. Ogni uomo dovrebbe avere 50 kg di plastica per la tua vita. Quando una cosa non va, te la porti indietro, te la fai tritare e gli fai cambiare forma. È la tua dote, come dire, 50.000 euro in banca, cioè, voglio dire, tu hai 50 kg di plastica per la tua vita. La plastica in sé è un materiale preziosissimo, però diventa orribile se diventa così. Questa cosa della plastica mi ha proprio emozionato, te lo giuro, sì, mi ha colpito dentro, veramente, mi ha proprio colpito, perché effettivamente è un materiale incredibile e lo sprechiamo proprio. Allora, questo concetto va proiettato su tutto quello che ci circonda. Cambiamo la forma della materia per dare dei servizi all'uomo. E l'uomo di cosa ha bisogno? Sicuramente di cibo, sicuramente di rifugio, sicuramente di energia, la stufa, fuoco, un po' di energia per i mezzi digitali, oggi è fondamentale. Sicuramente di assistenza sanitaria, sicuramente di economia, un po' di soldi, un po' di lavoro, un po' di generare flusso di economico e sicuramente di sapere, conoscenza. Quindi noi abbiamo scomposto i bisogni dell'uomo in sei macro aree, che sono quelle che abbiamo detto adesso, e sono in ordine di urgenza. Noi abbiamo messo il sapere per ultimo, ma in realtà potrebbe essere il primo, perché grazie al sapere puoi avere tutto il resto. Però è anche vero che se hai fame non hai tempo per studiare, quindi abbiamo messo prima il sapere, l'abbiamo messo per ultimo. Cioè, tu devi avere tutto, però è grazie al sapere che puoi avere tutto. Però
non puoi avere il sapere finché non hai prima tutto il resto. Come detto da Massimo, uno dei bisogni primari dell'uomo è il rifugio, la casa. Ed è proprio pensando a questo bisogno che Wasp ha lavorato al più spettacolare dei suoi progetti, la casa stampata in 3D. Una casa biologica ed ecosostenibile che grazie ai materiali con cui è costruita va a risolvere il problema delle emissioni di CO2. Se usiamo del cemento, per dire, per fare le case, ogni tonnellata di cemento genera, proprio per il processo produttivo, una tonnellata di CO2, perché il cemento è un cuocere a 1500 gradi delle rocce, quindi cuocere vuol dire emettere CO2. Dobbiamo fare la casa per 6 miliardi di persone e se la facciamo in cemento distruggiamo il pianeta. Come facciamo? Chiaro che se siamo focalizzati in un modo di costruire di secoli fa, il mondo adesso è diverso. E quindi noi ci siamo ispirati alla vespetta vasaia, da qui nasce il simbolo Wasp, che è una vespetta che si fa la casa di terra. Lei prende la terra bagnata, la deposita lì, prendo quello che trovo sul posto e gli cambio forma. Quindi lei ha una stampante 3D. E quindi noi abbiamo detto, ok, noi faremo delle stampanti 3D grandi da fare le case, per risolvere il problema della casa nel mondo. Attualmente siamo dei produttori di stampanti in scala architettonica e la portiamo avanti qui all'esterno, dove stampiamo case. Questa è la stampante più grande del mondo, nel 2014 l'abbiamo costruita. Il bello di essere qua di fronte a quella che è la stampante 3D più grande al mondo, veramente si capisce quella che è la visione di cosa possono fare questi strumenti. E questi sono i primi tentativi. Qui abbiamo preso la terra, che era qui in questo buco. Abbiamo preso la terra e abbiamo fatto la casa. La terra è la terra, informe, senza informazione. Questa casa. La casa nasce dalla terra, la terra è diventata un laghetto dove noi scarichiamo le acque. Questa acqua viene vitalizzata dai pesci, dalle piante in decomposizione, viene presa e sparata nelle coltivazioni idroponiche che adesso stiamo rilanciando. Comincia a chiudersi il cerchio. La casa come diritto di nascita fatta dalla terra, il cibo come diritto di nascita perché semplicemente l'immondizia prende forma di coltivazione idroponica. Il mondo stesso ci dà le risorse per farlo, altro che Marte. Marte tira fuori un po' di acqua è una roba fantascientifica. Qui l'acqua cade dal cielo, c'è la luce, c'è il sole, c'è la temperatura giusta. Microorganismi, animali, piante in decomposizione, materiali organici diventano della deliziosa insalata, broccoli, cavoli. La figata è che il concetto di questa casa ecosostenibile va ben oltre quello che è il concetto di casa stessa. Infatti qui attorno, per esempio, a tutta la casa abbiamo delle erbe aromatiche, delle erbe medicinali che possono essere piantate a seconda delle esigenze di chi vive all'interno della casa. Per esempio, una cosa molto interessante è che su tutta la parete della casa vengono poi, diciamo, spruzzate delle sostanze naturali che fanno in modo che, per esempio, le zanzare non stanno lontane dalla casa. Ve lo faccio spiegare meglio da Massimo. Siccome uno dei problemi del mondo sono le zanzare, e qui abbiamo messo un sistema di aerazione. Da fuori pompiamo degli oli essenziali repellenti per le zanzare. Quindi la casa viene riempita, il muro esterno, di repellenti per gli insetti. Quindi il concetto della casa che ti cura diventa una semplice applicazione. Non sono invenzioni, sono applicazioni. Massimo, dal punto di vista di efficienza energetica, questo tipo di materiale è ottimo. Qui abbiamo una classe A 3, mi sembra. Terra con dentro dei buchi riempiti di lolla di riso. Qui vediamo l'interno del muro, quindi con questi strati, e all'interno di questi buchi viene inserita la lolla di riso, che è un materiale che serve anche a fare da isolante. La lolla è una delle componenti più presenti nel nord Italia, dove ci sono coltivazioni di riso, perché la lolla è un materiale che non degrada, è carico di silicati, quindi è quasi un rifiuto industriale, pur essendo un rifiuto della filiera agroalimentare, perché non sanno come smaltirlo, quindi è un ottimo materiale da costruzione. Quindi ecco di nuovo la Vespa Vasaia. Cosa c'è sul posto adatto per fare qualcosa? C'è la lolla, bene, la mettiamo con un po' di calcio, con un po' di terra e cominciamo a costruire le case. Ha un'ottima efficienza energetica, ottimo isolamento termico, ottimo isolamento acustico, ha uno slittamento termico di 16 ore circa, quindi quando batte il sole qui il caldo entra soltanto, diciamo, la sera, e viceversa il fresco, quindi si ha una temperatura media costante. La cosa bellissima è vedere come
questa casa fatta di terra sia fatta con la terra che adesso è un laghetto dove ci sono i pesci, cioè quindi è incredibile questa cosa. Cambi la forma della materia e trovi delle soluzioni ai bisogni. Te immagina semplicemente se noi pensassimo così come ricerca, cosa potremmo fare? Parliamoci chiaro, noi siamo quattro smanettoni di campagna. Non siamo dei ricercatori. Sì, viene da pensare, se la NASA invece di cercare di portarci su Marte cercasse di farci stare meglio sul pianeta Terra, forse... Bisogna dare atto che questa ricerca per andare su Marte dimostra che sulla Terra si potrebbe stare bene. Bisogna anche rendersi conto che è veramente una stupidità estrema che sulla Terra la maggioranza della gente stia male quando tutti potremmo stare bene. Questa qui è la conferma che i pensieri prendono forma, è il seme di Shambhala. Finita la visita alla casa e dopo aver studiato in lungo e in largo l'enorme stampante 3D presente in giardino, siamo tornati all'interno, dove Federico ci ha mostrato dei prototipi di stampanti 3D ai quali Wasp sta lavorando. Dopo il reparto esperimenti, siamo andati a vedere il reparto dove le stampanti 3D vengono montate e spedite in tutto il mondo. La cosa incredibile è che le stampanti 3D già esistono e già, per esempio, qui abbiamo delle stampanti 3D che stanno per essere spedite. Anche questa impacchettata, pronta per essere spedita. Chissà, magari dall'altra parte del mondo qualcuno la userà. 110 volte vuol dire che non è Europa, eh. Stiamo parlando di sicuramente America. Incredibile veramente come un'azienda che faccia stampanti 3D sia poi una realtà già così grande. Qui abbiamo oltre 40 dipendenti che lavorano qui a tempo pieno. Veramente incredibile. Il video avrebbe potuto terminare qui, tanto che con Yaki avevo già girato il finale. Abbiamo trovato la nostra futura casa. Esatto. A proposito, anche Yaki ha girato un video di questa giornata, quindi andatelo a vedere, vi lascio il link del suo video in descrizione. Ma come ho detto all'inizio del video, quello che più mi ha colpito di Wasp non è stato tanto la tecnologia, ma come la tecnologia si mischia alla filosofia, all'etica, alla sostenibilità. È per questo motivo che ho deciso di lasciare alla fine di questo video delle clip tratte dalle varie conversazioni che abbiamo avuto con Massimo Moretti durante tutta la giornata. Ci sono delle vere e proprie lezioni e pillole di crescita personale. Buona visione. C'è quel racconto del Zen della luna e del dito. Quando indico la luna, il saggio guarda la luna, lo stolto guarda il dito. È un qualcosa interessante, va compreso. In questo caso è la casetta, non è la luna, è il dito. È la visione che conta. Cioè, l'azione è agire seguendo una visione. Poi sul momento è chiaro che quando stai facendo qualcosa, se all'inizio ti può venire il dubbio di dire ma sto perdendo tempo, cosa faccio? Invece non è vero, assolutamente. Dopo le cose cambiano e tante volte quello che sembra una pazzia è la cosa migliore che potevi fare. Questo è l'esempio più eclatante. Questo è il più grande fallimento della nostra vita, però in realtà è il più grande successo della nostra vita. Questa è la stampante più grande del mondo, nel 2014 l'abbiamo costruita. Quindi questa qui non ne abbiamo mai venduta una, però grazie a questa stampante qui noi siamo stati visti in tutto il mondo e l'azienda è decollata dopo che abbiamo costruito questa stampante qui. Quindi mettere tutti i primi soldi presi vendendo le prime stampantine in scatola di montaggio, tutto buttarlo sul piatto per fare una stampante che potesse costruire una casa, perché quello era il nostro progetto, però visto a livello economico era una pazzia, cioè se l'avessi vista con gli occhi del commercialista che sei fuori di testa, buttare tutti i soldi in una stampante che non sai se andrà. E qui c'era ancora quell'estrusore dove noi ci arrampicavamo con la scala a buttare dentro il materiale, con le mani, per vedere una casa che nasceva. Ma uno diceva, ma dove sei? Cosa vuoi fare? Niente, voglio fare che i pensieri prenderanno forma. I pensieri prendono forma, questa è ormai una realtà, quindi l'importante è fare e andare in quella direzione, le soluzioni verranno. Ancora una volta, questa stampante qui, che non è mai stata venduta, in realtà adesso ancora non abbiamo il coraggio di smontarla, perché ormai è diventato il nostro totem, però è anche vero che aggrapparsi al passato non funziona mai, le cose devono cambiare, devono cambiare. E ho sempre avuto i problemi di tutti gli artigiani. L'affitto, la luce, il riscaldamento e quindi seguendo così il problema quotidiano si faceva fatica, si viveva ma si fa fatica arrivare a fine mese.
Da quando questo progetto ha preso forma con questo gruppo di ragazzi che hanno creduto in un sogno, è stata una sorpresa che mi piace dire, va meglio anche l'azienda. Quindi se uno punta a un progetto tecnico, questa è la nostra esperienza, con una visione però anche etica, le cose funzionano meglio anche a livello economico. È stata una sorpresa. Piuttosto di continuare a correre dietro al fatturato fine mese, puntare a un progetto che va oltre il fatturato è decuplicato. Avendo come riferimento, come stella polare, i 6 campi di azione dei bisogni dell'umanità, non si può sbagliare, perché sono miliardi di persone che hanno quei bisogni. Se noi riusciamo a rispondere a quei bisogni, facciamo qualcosa di utile e generiamo economia, il lavoro ci sarà. È una bella scoperta, l'azienda continua a crescere nonostante abbia queste visioni che sembrano un po' utopiche. Ok, sì, però va bene, però chi è che fa lo stipendio a fine mese? No, la cosa più bella è quella, lo stipendio a fine mese arriva, perché tu stai facendo cose che servono. Non è che ci confrontiamo con un mercato e dire cosa possiamo fare per vendere, quello possiamo fare di utile, allora dopo vendi. Questa è una bella scoperta, vedere che un'azienda continua a crescere in questo modo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata fantastica qui in mezzo a queste creazioni, allora, futuristiche. Abbiamo Yaki. Trovato la nostra futura casa. Esatto. Ce le costruiamo, ci è piaciuto il villaggetto degli youtuber. Ragazzi, bellissimo, non tanto perché abbiamo visto queste case costruite, ma tanto perché abbiamo visto cosa potrà essere questa tecnologia, cosa potrà fare questa tecnologia in futuro. Questo è il dito, la visione è la luna. Quindi con Yaki, vieni qua. E Mattia. E quella che è stata la stampante 3D più grande al mondo. Noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Vi ciao. Voglio bene. Ciao.